Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono appena rientrato da Lupaura Stadium di Monza e quindi il video lo faccio adesso. Bene, io per questa partita un grande mister, ecco, diciamo così. Oggi Luca D'Angelo ha deciso di giocarsi la viso aperto e secondo me ha fatto bene. Le partite queste vanno giocate, ma tutte a viso aperto, perché noi se vogliamo ambire a qualcosa dobbiamo poi se va male va male, però dobbiamo giocarcela a viso aperto e oggi se l'è giocata a viso aperto. Bene, diciamo così, la partita inizia subito con Marin che al terzo si divora il vantaggio e va bene, e praticamente il Monza un tiro, un gol all'ottavo, purtroppo Caracciolo si fa ingannare, diciamo così, dal velo di Dani Mota e Valotti purtroppo infila il nostro portiere Nicolas, ma io direi senza colpe. E quindi il Monza all'ottavo minuto si ritrova in vantaggio, ma il Pisa a questo punto non si dà per vinto, anzi accelera vistosamente e va avanti e diventa veramente propositivo, nonché veramente insidioso. Quando purtroppo Touré si fa male, si infortuna e al suo posto entra Mastino. Io devo dire una cosa, Mastino oggi è stato ha sbagliato praticamente niente, è stato impeccabile. Bravo. Bravo, un bel 7, non glielo leva nessuno oggi a Mastino. Questo è il Mastino che vogliamo, non quello che ha giocato contro il Vicenza. Quindi bravo, un applauso da parte mia e da parte di tutti quelli che erano sugli spalti con me, veramente. E quando c'è da dirlo, ma alla fine tutti i ragazzi indistintamente oggi hanno fatto veramente una bellissima partita. Primo tempo che il Pisa ha trovato poi il pareggio al 18esimo, quindi la rete di Puskas, ma era inevitabile che prima o poi entrasse la rete a Puskas, perché col Vicenza non so come ha fatto ad entrare, e oggi su assist di Hermansson ha siglato l'1-1. Ma il Pisa anche con la spinta nostra, diciamo così, del tifo che oggi era presente, e ha dato veramente un'accelerata non indifferente. Quindi i ragazzi si sono veramente comportati non bene, di più. Abbiamo macinato palloni su palloni, il centrocampo ha lavorato bene e si è visto. Quindi niente da dire. Perfetti ragazzi, siamo scesi negli spogliatoi sull'1-1. Nella ripresa non è cambiato niente, anzi il Pisa ha accelerato ulteriormente quando al 65esimo su angolo battuto da Mastino, quindi ha battuto anche un bellissimo calcio d'angolo in corna Caracciolo, ma sembra con una deviazione di Pereira. Ora poi le immagini non sono state chiare, io comunque allo stadio sembrava gol di Caracciolo, poi vabbè, le immagini hanno detto che gol era stata una deviazione di Pereira, vabbè, non si capisce bene. Comunque sia, fatto sta che Pereira o non Pereira, il Pisa è in vantaggio di 2-1. Quindi si è ribaltata la situazione, un Pisa che non ha dato campo al Monza, praticamente un Pisa che non ha dato campo al Monza. Nagy bravo, perché sempre nel posto giusto al momento giusto. Bravo anche Marin, bravo Sibilli, poi è stato sostituito da Benali. E bene anche Benali, bravissimo anche Benali. Bene Torre Grossa che ha smistato bene le palle. Puskas, abbiamo detto, io penso 7,5, il migliore in campo. Caracciolo 7, anche a Caracciolo, indipendentemente da purtroppo si è fatto ingannare dal velo, ma alla fine
Oggi i ragazzi hanno dato prova, come dico sempre io, quando si scende in campo con le idee chiare e la mentalità giusta, non c'è niente da fare. Questa formazione non la ferma nessuno. Va bene? Io mi sono arrabbiato con il Vicenza perché i ragazzi sono scesi in campo annebbiati nel primo tempo. Poi nel secondo tempo, per l'amor di Dio. Ma quando si scende in campo dall'inizio della gara con le idee giuste e la mentalità giusta, ripeto, questa formazione non la ferma nessuno. Bene, io diciamo così, per questa partita la valutazione direi che poi c'è stato Cluster, quindi i ragazzi hanno fatto, che poi tra l'altro io, se andate a vedere anche sull'Arno, ho fatto un video, l'ho girato, hanno pubblicato, quindi noi siamo contenti, è venuto sotto insieme a Corrado e ha salutato tutta la curva, quindi grazie anche a loro. E quindi niente, eravamo veramente veramente contenti. Bene, poi per dirne un'altra, questo esula da quello che è, ma poi farò un video magari a parte. Abbiamo ancora questo striscione che hanno messo, insomma, i tifosi del Monza, e non gli passa, 17-6-2007, noi siamo ancora qua, e invece io sono di là. Va bene, loro erano di qua e noi eravamo di là, e alla fine ne hanno presi due. Ecco, all'andata hanno perso, ritorno hanno perso, e insistono, e vabbè. Noi, il nostro amico gufo, amico magari forse dei monzesi, non lo so, comunque sia, lui gufa e noi si vince. Grazie anche al nostro gufo, ringraziamolo il nostro gufo, perché il nostro gufo veramente, lui gufa e noi si vince, quindi meglio di così non si può proprio andare. Beh, ringraziamenti abbiamo fatti, lo striscione l'abbiamo fatto vedere, poi che dire più? Abbiamo il Parma martedì, bisogna scendere, poi ci sono state delle contestazioni forti, quindi il Parma verrà qua veramente col coltello tra i denti, quindi noi dobbiamo scendere in campo super concentrati per quella partita, ma l'andremo a vedere la partita, analizzeremo quello che è successo col Monza, col Vicenza, sempre la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri, e quindi daremo anche uno sguardo a quello che sarà la partita con il Parma. Noi siamo tornati in testa alla classifica insieme alla Cremonese, per adesso, perché domani deve giocare il Lecce con il Crotone e poi giocherà il Brescia con il Frosinone. Quindi dobbiamo vedere quali saranno in sostanza questi risultati, però io francamente sono contento così. Poi o si va primi, o si va secondi, o si finisce terzi, voglio dire, per carità di Dio, l'importante è mettere, quando si scende in campo, la testa al posto giusto, va bene? Concentrati, perché io ripeto e ribadisco e poi finisco, bisogna scendere in campo con le idee giuste e la mentalità giusta. Questa squadra non la ferma nessuno, perché è una grande squadra, è una grande formazione. Quando il mister lo stesso ci mette la testa giusta, i risultati vengono da sé, perché con questa formazione non mi stancherò mai di dirlo, noi possiamo ambire veramente alla Serie A diretta. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video, pollice su. Io vi ricordo una cosa: iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. Il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima, o meglio, a lunedì.